Ehi, la ciurma! E benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic 2015. Continuiamo subito la campagna. E intanto spero che voi stiate bene, che vi stia piacendo la serie, perché a me sta abbastanza piacendo, soprattutto le ultime partite sono state più movimentate, diciamo, più avvincenti. Army of the Returned. Quella roba là. Questo è un bruttissimo tizio con bruttissime facce di se stesso sul corpo. Perché? Che delle fiamme finte in testa? O si è svegliato male questa mattina? Comunque, Timurit commands a phalanx of the dead who refuse to stay in the underworld. Why should I allow you to stop such an efficient killer? He demands. If you're sick, the Oracle, come and take her. Non ho capito granché, ma so che dovremmo spaccargli la faccia, come sempre. Allora, tra l'altro, ho avuto un po' di problemi con OBS, spero che si stia vedendo bene questo video, se no, se c'è qualche problema scrivetelo nei commenti perché spesso non ho tempo di riguardare per intero il video, guardo rapidamente che si veda bene, che non ci siano dei problemi a vari punti, ma non posso, non riesco a vederli tutti, mi richiederebbe un sacco di tempo. Io però lo otterrei anche perché ho un Angelic Edict. Non sento niente però dell'audio. Boh, comunque, allora, io inizierei. Ah, dice una pianura. Ah, perché poi c'è il Trained Caracal. Sì. Così giochiamo direttamente il Trained Caracal. In effetti è una buona idea. Scusate, ho il cellulare che fa rumori molesti, quindi io lo silenzierò. Perfetto. Allora, lui ha giocato due. Perché ha giocato due mana? Non lo so, ma non mi piace assolutamente questa sua cosa di giocare due mana contemporaneamente. Posso giocare un altro Trained Caracal e attacco con uno dei due, perché così almeno posso infliggere un po' di dannozia gratuitissimamente. E tra l'altro è lifelink quello, quindi io dovrei prendere 21 punti adesso, se non erro. E infatti così è. E non è per niente male come questione, perché no. Ok, perfetto. Allora, adesso io andrei con un altro Plains. E Raise the Alarm, va bene. E attaccherei con questi due. Così infliggo due danni e prendo due vite in più. Il che non è niente male. Poi tanto comunque ho quei due soldatini che posso utilizzare per difendere. E nel frattempo aspetto di avere un pochettino più di mana e qualche creatura in più, magari. Sempre se ci vengono le creature. Ah, non ha giocato un cribbio di niente. Ci sta andando alla grande, allora, devo dire. Allora, qua ho un Primal Hunt Beast oppure un Attend Ignite che... ma io farei un Primal Hunt Beast per ora. Perché fa un fracco di danni. Anche se l'altro dà il Soldier, diciamo. E continuiamo a fare danni. Qua non sta succedendo un cribbio. Non gioca né mana né creature. Boh, adesso andremo a vedere cosa succede. Non mi lascia molto tranquilla questa calma, insomma. Ecco, cosa succede? Ok, fa 3 danni a una creatura o a un giocatore. Secondo me lo farà. Ah, al Trained Caracal. Che mossa strana. Perché non ha questo? Non potevi farlo quello, scusa? Boh.
Io l'avrei giocato su questo, è molto più forte quello. Ah, è Hexproof. Sì, è Hexproof, ciò vuol dire che non può essere target delle magie. Già. Buona cosa. Avessimo giocato l'altro da due, questo, l'Attended Knight, subito ci avrebbe eliminato quello. Invece, giocando quello, ci siamo tutelati un po'. Noi stiamo continuando a fare dei danni, così. E abbiamo già tolto 13 punti vita all'avversario, non è successo niente. Questo è, mi sembra molto strano, ma. Adesso vediamo anche cosa succede. Ah, e non gioca niente. Ma questa partita è un po' buggata, mi sembra. Cioè, ho giocato 1000 creature e lui non ha fatto niente. È possibile che non abbia niente in mano? Boh. Ma scusate, a questo punto posso chiudere la partita? Ma questa partita è un po' buggata. Prende un più 4 più 4. Ah, non posso? Vabbè, io metto tutti. Ah, no. Scusa. Posso fare stop time e mettere questo su questo? Ok. Ma proprio a caso, no? Perché first strike va lui. Poi va il trained Karkar. L'altro. Ah, perché sono due soldati. Lui ne toglie 7 e l'altro ne toglie 1. Qualcosa non mi quadra. Cioè, era la parte finale. Boh. Ok, ho sbloccato Ravnica, ma vorrei vedere l'altro, questo qua. Ah, sconfiggi Teemerate da questo achievement. Ok. Allora, scusate, a questo punto io direi di continuare, perché non sono neanche 10 minuti che. Teemerate and his undead band are defeated. You escort the Oracle back to Melotis, where she enters a vapor-induced trance. She mutters a long mage's looks. Out over an endless sea of buildings, the key to fulfilling your quest is within him. She gestured and an inscribed sheet of slate appears in her hand. Seek this symbol and find the mage. Your next step becomes clear. To Ravnica! To Ravnica! Boh. Comunque partita buggata proprio al massimo. Ravnica. Esplora la città. Allora andiamo a cercare nella città questo simbolo che ci ha appena detto che dobbiamo cercare. Searching the city for Jade Leads of 10 guilds. You examine clues, stones and guild gates in search of answers, but you find only more questions. It feels as if the city itself stands opposed to your progress. Ah, quindi come se la città stessa si stesse opponendo al fatto che noi troviamo questo simbolo. E questo chi è un Search the City? Ok. Bestie, sono pieno di mana, mi piace. Io gioco il Build Gate. Guild Gate. C'è il cancello della Gilda. Questo Mage's Hand. Ah, è una terra incolore. 3 mana e tappare lo riporto in mano. Oddio! Vuole vincere la partita con i cancelli, sto qua.
ma ho solo pianure, io non ho. Vabbè, però posso utilizzare quello. Allora, andiamo con Jade Mage, così posso usare i nostri cavolfiori, che la scorsa partita non ci sono stati accanto. Poveri noi senza cavolfiori, come abbiamo fatto senza cavolfiori? Però mi piacerebbe avere anche altra. Ecco, è già a due cancelli. Questo nome piazza proprio per niente. Advocate of a Beast. Sì, io giocherei un Advocate of a Beast. No, giocherei un Timberland Guide. Così posso dare un più uno a questo. E attaccare con questo. Perché io ho paura che voglia giocare senza creature, ma solo con. Come se fosse una sfida a tempo alla fin fine. Come se dovessi cercare di tirarlo giù il più in fretta possibile prima che prenda tutti e 10 i cancelli. Perché se ha tutti e 10 i cancelli finisce. Credo possa giocare un solo cancello per turno. 2. Infatti mi sento molto a 2-1. Questo è un triplicate spirits da 3 da 1-1. Questo quanto fa? 2. Sì, io farei questo. Ah no, cost remaining. No, 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 no. Allora facciamo con questo. Scusa un attimo. E poi attacchiamo con questi due. Dai! Verso l'infinito e oltre! Jade Mage, Timberland Guide. Dovremmo farcela se lui continua solo a giocare cancelli, ma. Terzo cancello. Ha un nome diverso però. Gurul, Guildgate, Gruul. No, sono sempre. Lui forse ha un mazzo solo di cancelli e punta a vincere con quello. Ho un altro Advocate of a Beast, però Nimbus Wings posso giocarlo. Ah no, pianura la mettiamo, scusa. Faccio un Nimbus Wings che ha un più 1, più 2. E lo metto su questo, sì, dai. E poi posso giocare questo, sì. Perfetto, adesso vediamo se riusciamo a tirare giù abbastanza danni. 1, 2, 3. Sono 3, 3, 6, 1, 7. Sì, dovremmo farcela. Che sfide strane oggi, eh. Cioè, nel senso, non lo terminiamo in questo turno, eh. Però non credo che riesca a prendere altri cancelli a breve. Adesso può tappare quelle 3 per cercare quella, ma. Golgari, siamo arrivati. Ah, ok, una creatura. Gatekeepers. Oddio! Prende 7 vite se ha più di due cancelli. Allora, Guildgate. 3 spiriti. Come cost remaining? 4 e 2 creature. Scusa un attimo. Questo quanto costa? 4 e 2 bianchi. Qua ho 2 bianchi, ne rimangono 2 e 1. Se io uso 1 e 1, 2. Se uso solo quello, basta. Vabbè, perfetto. E allora io userei questo che a volare. Sì. Dobbiamo fare in fretta però. Molto in fretta. Mi sento l'acqua alla gola. Sembra uno di disinnescare una bomba a tempo, orologeria. Gatekeeper Ubul.
Fino alla fine del turno. Vabbè. Ho una creatura che prende un meno 2, meno 2. Ah, quello, vabbè. Niente di grave. E fi a me fino alla fine del turno o per sempre? Boh. Gioco Timberland Guide e metto un più uno a quello che ha volare. Devo cercare di tirarlo giù. E poi vado con questi che hanno volare. Tanto con quelli dovrei poter parare un eventuale attacco, diciamo. Allora, uno, due e tre e ci siamo quasi, però. Non mi sento per niente tranquillo con questa storia dei cancelli, eh. Continua, ma non mi sento niente tranquillo. World Gatekeepers. Oddio, mi ruba una creatura fino alla fine del turno. Cosa mi rubi? È questa. Pezzente. Mi attaccherà con quella. E quella. Questo è un 2-4. Potrei fermarlo. Ma scusi, io sacrifico un Timberland Guide. E l'altro non posso fermarlo. Vabbè. Non è troppo grave. Adesso dovrà restituirmelo, no? Infatti. Wandering Wolf. Però adesso a sto punto io dovrei riuscire a sferrare un attacco finale, no? C'ho 1, 2, 3, 4. Li ho tolti. Meno 1. Meno 1, meno 1. E direi che abbiamo vinto. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Anche questo episodio è andato alla grande. When you attack, you don't get to choose how your opponent's creature will block. The defending player gets to decide. Beh, no, guarda, le scelgo io quelle che devo utilizzare per bloccare. Che ragionamenti. Comunque, vi invito a lasciare un mi piace. Noi ci vediamo venerdì prossimo. Lasciate pure un commento qua sotto. Per le tattiche, per cosa ne pensate di questo episodio molto strano, devo dire. E chi è questo? Vabbè. Sì, così. Iscrivetevi assolutamente per restare aggiornati con i prossimi video di Magic e non solo, perché ho anche altre serie che sono molto interessanti. Mi potete trovare su Facebook, il link è in descrizione. Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!